Buongiorno, bentrovati a Mattina 9, inizia una nuova puntata insieme e apriamo questa mattinata in compagnia del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, al quale va il nostro buongiorno e con il quale faremo il focus sulla politica. Buongiorno sindaco, bentrovato. Buongiorno, la sento lontanissima, se potete migliorare un po' l'audio vi sono grati, grazie, buongiorno. Perfetto, grazie. Adesso va meglio, grazie. Adesso va meglio. Perfetto, allora sindaco, naturalmente non possiamo non partire dalla situazione relativa alla pandemia, la situazione dei contagi sembra essere in leggero miglioramento, la campagna vaccinale prosegue, dopo un'accelerazione però sono sopraggiunti 2 giorni di stop che hanno coinvolto i principali hub di Napoli, si dovrebbe ripartire oggi nel pomeriggio precisamente grazie all'arrivo delle dosi di Pfizer, ma in ogni caso è una situazione sicuramente non molto facile da gestire. Allora, per quanto riguarda i contagi, più o meno sono stabili, nel senso si ha una leggerissima flessione, ma più o meno sono stabili da settimane. Quello che migliora complessivamente a livello nazionale è la pressione sugli ospedali e quindi sulle terapie intensive, ma non abbiamo segnali particolarmente, diciamo, ottimistici da questo punto di vista. Ciò che è fondamentale è invece che non ci siano interruzioni nella campagna di vaccinazioni, e qua noi continuiamo a pagare un prezzo, a mio avviso, della propaganda politica che si fa sui vaccini, perché se uno vuol far vedere che fa la corsa in un giorno per essere il più bravo di tutti e finisce i vaccini ben sapendo che non ne ha altri e poi deve chiudere per 2 giorni e non fare più vaccini, o fa fare le file alle persone di 5-6 ore per poi dire che non hai più vaccini, o ti fai una propaganda politica su un'isola perché magari vuoi prendere qualche consenso in più e poi c'hai persone che non le vaccini e le mandi a casa. Dobbiamo capire tutti che questa confusione, questi errori, questa mancanza di pianificazione produce un rallentamento nel freno del contagio e un rallentamento nella ripresa economica. Il governo deve far sentire, non la voce che fa sentire, il rispetto della pianificazione nazionale e la pianificazione territoriale, cioè senza fare discriminazioni, e se ci sono autorità regionali che non rispettano il piano nazionale mettendo in pericolo ripresa economica e salute dei propri concittadini, il governo deve intervenire, altrimenti succede come sta accadendo, che abbiamo ultra settantenni ancora non vaccinati, ultra ottantenni non vaccinati e poi magari abbiamo delle categorie che dovrebbero venire dopo che sono state vaccinate prima. Questo a nessuno sfugge che incide sul contagio, sui ricoveri, sui morti e sul rallentamento della ripresa economica. E c'è chi voglia, per l'appunto, sindaco, di tanta normalità, proprio in relazione ancora alle vaccinazioni, sono tante le prenotazioni, anche grande l'afflusso presso l'Open Day di Caserta, vaccinale di Caserta, da parte dei giovani, quanto a dimostrazione del fatto che i ragazzi, per l'appunto, vogliono tornare alla normalità quanto prima. Non solo, domenica ci sarà un altro Open Day anche a Benevento, una medesima situazione anche per la città di Napoli? Ma guardi, dipende dal numero di vaccini, tutti hanno l'entusiasmo, o quasi tutti, e per fortuna che è così, a vaccinarsi. Noi ci dobbiamo vaccinare tutti, quindi è chiaro che più vaccini si fanno, meglio è, più possibilità di vaccini abbiamo, meglio è. L'importante è che si abbia, come ho detto prima, un coordinamento, che non si vada in maniera confusa, perché la confusione si paga. Uno male all'impressione un giorno di vedere tante persone in un posto per fare magari la corsa ad arrivare primi e poi stai 3 giorni bloccato da un'altra parte, oppure addirittura rischi di non fare la seconda dose a quelli che hanno fatto la prima. Io vedo, per la verità, vedo molta confusione, peccato, perché siamo invece in una fase dove con una maggiore capacità di razionalizzazione e organizzazione potremmo andare molto meglio. Intanto, sindaco, continua il pressing sul governo per quanto riguarda le anticipazioni sulle riaperture inerenti ad alcune categorie, ma anche per slittare l'orario del coprifuoco. Qual è il suo pensiero in merito? Ma io sono assolutamente favorevole che in questa fase si vada verso riaperture, sempre in condizioni di sicurezza, sempre avvertendo i cittadini che non bisogna
non osservare le norme a precauzione, assembramento e mascherine, come sono favorevole alla fine del coprifuoco. Io penso che questa misura adesso sia addirittura controproducente sul piano del contagio, perché le persone si concentrano tutte allo stesso orario. Quindi io sono perché si vada verso una progressiva riapertura, che le forze di polizia possano controllare in maniera rigorosa ma anche equilibrata tutti gli esercizi che mano a mano aprono le loro attività. Le persone devono sapere che c'è la possibilità di avere più spazi, chi ha solo spazi all'interno ovviamente è un po' più in difficoltà, ma può aprire lo stesso utilizzando delle precauzioni interne. La gente deve essere responsabile, perché se poi esagera dobbiamo tornare un'altra volta indietro. Quindi io sono per riaprire quanti più luoghi è possibile e eliminare il coprifuoco delle ore 22. Intanto, Sindaco, spostandoci sugli scenari che riguardano il nostro capoluogo partenopeo e quindi soffermandoci sull'attualità, il tema, il problema debito resta ancora di grande attualità. Lei ha lanciato un appello al governo e ricordiamo come Napoli sono tanti i comuni che in realtà rischiano il dissesto. Ma se non ci fossimo impegnati noi per il rinvio di 30 giorni della data per l'approvazione dei bilanci e non sapevamo della curiosa coincidenza della sentenza della Corte Costituzionale che stava per essere depositata il 29 aprile, noi adesso avevamo almeno 2.000 comuni d'Italia falliti, non per nostre colpe, ma per colpe di norme del governo, di tagli nazionali e quant'altro. Adesso, grazie alla battaglia che Napoli sta facendo, non solo per Napoli ma per tutte le città, ci si è resi conto che questa ingiustizia va colmata, perché non è il debito che hanno contratto i sindaci che adesso stanno amministrando, che sono invece vittime di debiti storici e vittime anche noi della pandemia, perché quando ti dicono tu dovresti incassare tutte le cartelle e si dimenticano che le cartelle sono state sospese, ci rendiamo conto in mani a chi stiamo. Quindi non c'è un debito che è stato contratto dalla nostra amministrazione, anzi è documentalmente provato che se non ci fossero state alcune norme nazionali, alcuni tagli, noi in questo momento staremmo addirittura con la fine del disavanzo, e lo dimostrano anche le operazioni di pulizia contabile e di messa in sicurezza che abbiamo realizzato per le società partecipate e che vogliamo e che stiamo realizzando anche per quest'ultimo bilancio che andremo ad approvare. Esatto, a proposito di bilancio, Sindaco, manca davvero pochissimo all'approvazione dello stesso. Cosa succederà in caso di mancato intervento da parte di Roma? Ma se Roma non interviene, credo che, penso, 2.000 comuni d'Italia falliranno, che è una notizia, come tutti possono capire, straordinariamente inquietante in tempi di pandemia, perché se si fermano 2.000 comuni e 2.000 comuni andranno in affanno, vuol dire che mezzo paese crolla, vuol dire che non si raccolgono più rifiuti per strada, non si riescono più a garantire i servizi. Questo lo capiscono tutti. Speriamo che il governo si renda conto di tutto questo e intervenga di conseguenza. Se non lo fa, sarà un disastro per il paese, non un disastro solo per qualche comune. Sindaco, vorrei commentare ancora con lei gli scenari che riguardano sempre il nostro capoluogo partenopeo, perché siamo sempre più vicini alle prossime amministrative e la campagna elettorale verso le stesse procede molto a rilento. Tra l'altro il centro-sinistra nelle ultime settimane sembra essersi orientato sull'ex ministro Manfredi, e quindi io volevo una sua considerazione in merito, una sua riflessione, e soprattutto secondo lei chiederle se il centro-sinistra diviso potrebbe poi compattarsi al momento del ballottaggio. Ma guardi, innanzitutto noi abbiamo la nostra candidata che cammina e secondo me andrà sempre più forte, proprio perché è una candidatura pulita, fuori dagli schemi vetusti di una certa politica che ha stancato, che è Alessandra Clemente. Io non so se si metteranno d'accordo PD 5 Stelle, li vedo divisi su tante cose, li vedo litigiosi. No, prima commentavamo, anche lei mi ha fatto tante volte le domande, giustamente sembrava che fosse Fico il candidato, adesso si dà già per scontato che non è più Fico, è Manfredi che viene indicato come il candidato di De Luca. Quindi anche questo non è chiaramente, penso, un buon biglietto da visita per tanti che non si riconoscono in tutto questo. Insomma, vedo uno scenario, devo dire, molto confuso. Io non so se andranno insieme
al ballottaggio. Io tra l'altro, sindaco, anche su Roma e su Torino, no? Primo turno insieme. Sindaco, no, dicevo anche su Roma e su Torino, tra l'altro ci sono dei dissidi in merito alle alleanze, quindi uno scenario che un po' riguarda, ecco, non solo la Comune di Napoli. Sì, io vedo il centrodestra più unito ma in difficoltà nella scelta dei candidati, soprattutto Roma, soprattutto Milano. Vedo un cosiddetto centrosinistra, perché poi non lo so se PD 5 Stelle è il centrosinistra, lo vedo molto diviso, molto lacerato, a Roma andrà polverizzato, a Milano va diviso, a Torino va diviso, in Calabria andrà diviso, quindi non vedo un quadro, diciamo, da campagna elettorale entusiasmante per quanto riguarda quello schieramento. Basta vedere anche il tavolo che ruota attorno alla candidatura di Manfredi, cioè si va da Mastella, come dire, a De Luca, cioè parliamo di vecchia politica, quindi non credo che questo sia quello che almeno noi auspichiamo. Molto meglio una candidatura che sia, come dire, fresca, che sia giovane, che sia, come dire, in continuità anche con le tante cose che si sono fatte. Con altri vai sicuramente a piombarti in quella stagione del debito, a proposito del debito, quelli che stanno costruendo o alcuni di quelli che stanno costruendo questa candidatura sono quelli che hanno provocato il debito. Grazie sindaco, grazie della disponibilità, grazie. Come sempre le auguriamo un buon lavoro e un buon proseguimento di giornata, a presto. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie al sindaco di Napoli De Magistris per essere stato con noi, ci ritroviamo dunque subito dopo la pubblicità con un altro ospite, quindi con un altro tema. Restate con Mattia Noè.